Hai mai sognato una versione migliore di te? Un film estremo, potente, sconvolgente, con Demi Moore in un'interpretazione da Oscar. The Substance, dal 30 ottobre al cinema. Scopri tutto quello che Internazionale fa oltre al settimanale. La redazione racconta come nascono i podcast, i festival, le newsletter, i libri e il mensile Internazionale Kids. 10 lezioni in diretta streaming dal 4 novembre al 5 dicembre. E se hai un abbonamento, paghi la metà. Per informazioni e iscrizioni vai su internazionale.it/inredazione. Dalla redazione di Internazionale io sono Giulia Zoli. Io sono Claudio Rossi Marcelli e questo è Il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale. Oggi vi parleremo di due leggi israeliane contro l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi e dei soldati nordcoreani nella guerra in Ucraina. E poi di un corso con la redazione di Internazionale e di un disco. È mercoledì 30 ottobre 2024. What we've seen in Gaza is how Hamas has taken over United Nations facility, schools, hospital clinics, and headquarters in order to use them as military bases to hide ammunition, to hide rockets, to actually commit terror activities from the United Nations facilities. Il 28 ottobre la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato a grande maggioranza due leggi che impediranno all'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, di lavorare in Israele e che vietano ai dipendenti del governo israeliano di collaborare ufficialmente con l'agenzia. Nell'audio che avete ascoltato, la deputata israeliana Sharren Haskel, una delle autrici della legge, sostiene che l'UNRWA è complice di Hamas, un'accusa spesso ripetuta da Israele anche in passato. Il capo dell'UNRWA, Philippe Lazzarini, ha definito l'approvazione delle due leggi israeliane un pericoloso precedente, aggiungendo che aggraverà le sofferenze dei palestinesi. Ne parliamo con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. L'abbiamo raggiunta a Washington. È un momento molto grave per i palestinesi, ma anche per le Nazioni Unite, quindi sono felice di dare il mio contributo alla riflessione. Allora, cosa prevedono queste due leggi approvate dalla Knesset? Il Parlamento israeliano ha varato una serie di misure che di fatto mettono la più grande agenzia che opera nel Medio Oriente, che insomma dà aiuto umanitario e sostegno alla popolazione palestinese rifugiata dal 1948, cioè dalla Costituzione dello Stato di Israele, fuori legge. Quindi UNRWA non può più operare ai sensi della legge israeliana in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza. Ma questo non è soltanto una atto ultra vires, perché Israele non ha sovranità nel territorio palestinese occupato, ma alla luce di quanto deciso dalla Corte di Giustizia Internazionale delle Nazioni Unite due mesi fa, l'occupazione illegale va ritirata immediatamente assieme alle colonie e al sistema di sfruttamento delle risorse del territorio palestinese che Israele ha messo in campo. Quindi questa legge non solo non ha nessuna validità, ma è un affronto gravissimo al sistema delle Nazioni Unite, visto che UNRWA è un organo sussidiario dell'Assemblea Generale, e attaccarla, come Israele fa ormai da tanti anni, in particolare negli ultimi 12 mesi, è una mossa gravissima che va assolutamente sanzionata. Cosa significa concretamente, materialmente, questa messa al bando dell'UNRWA per i palestinesi? Dal punto di vista fattuale significa che Israele verrà meno all'accordo che ha stipulato in quanto potenza occupante nel territorio palestinese occupato con UNRWA nel 1967. Cioè Israele in quanto potenza occupante avrebbe l'obbligo di garantire l'esercizio dei servizi essenziali alla popolazione occupata, però questo non è neanche più immaginabile, perché dopo 57 anni l'occupazione è stata decretata una forma di aggressione, è illegale. Quindi è vero che se non ci fosse UNRWA dovrebbe occuparsene Israele, ma questa situazione è inaccettabile, quindi ci troviamo veramente in un paradosso. E dal punto di vista pratico, siccome Israele non avrà intenzione di non continuare nell'applicazione di questa legge, immagino,
visto tutta la pressione politica che c'è contro UNRWA, probabilmente impedirà l'accesso ai veicoli di UNRWA, ai camion di UNRWA, l'accesso agli uffici di UNRWA, penalizzerà i funzionari o i cittadini israeliani che hanno a che fare con UNRWA, e tutto quello che arriva ai rifugiati palestinesi, che sono oltre 2 milioni, 2 milioni e mezzo nel territorio palestinese occupato e quasi 7 milioni nella regione, per quelli nel territorio palestinese occupato qualsiasi derrata, qualsiasi servizio passa attraverso Israele, quindi è gravissimo quello che si sta facendo. Come hai accennato, non è la prima volta che Israele critica l'UNRWA, ma qual è il vero obiettivo di Israele? A cosa punta? Il vero obiettivo di Israele dietro questo atto gravissimo, questo insulto, questo affronto alle Nazioni Unite, è quello di contribuire a sradicare la presenza dei palestinesi da ciò che resta della Palestina storica, dalla Palestina occupata, dalla Cisgiordania, da Gerusalemme Est e da Gaza. E infatti è ciò che io scrivo nel rapporto che ho pubblicato per le Nazioni Unite, che presenterò nell'Assemblea Generale. Questo affronto è un modo per continuare a allargare l'esercizio di una sovranità che è contro la legge, comunque contro la legge internazionale di Israele, svuotando ciò che resta della Palestina dei palestinesi. Come hai detto, due giorni fa è uscito il tuo nuovo rapporto sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, che oggi sarà presentato all'Assemblea delle Nazioni Unite. Ci puoi dire di più su questo rapporto? Sì, questo rapporto si intitola Genocide as a Colonial Erasure, cioè significa genocidio come componente di un oscuramento coloniale o di sradicamento coloniale, cancellazione infatti sarebbe la parola da usare tecnicamente, ed è un rapporto che si scrive in una sorta di continuità con la relazione che ho presentato alle Nazioni Unite a marzo di quest'anno, dove tracciavo l'anatomia degli atti genocidari che Israele ha commesso nei confronti del popolo di Gaza dal 9 ottobre 2023 in poi. Chiaramente da marzo in qua questi atti si sono confermati e aggravati, e purtroppo si sono espansi ad altre aree della Palestina occupata, e senza concludere che atti di genocidio siano stati compiuti in Cisgiordania, io dico che il rischio di genocidio si è ormai esteso ad altre aree occupate dai palestinesi, ed è necessario inquadrare quello che Israele sta facendo come genocidio, cioè come tentativo di distruggere un popolo in tutto e in parte, che è un mezzo per garantire quella che è la pulizia etnica della Palestina, perché sia quello lo stato dei soli ebrei. Questo è un progetto che viene da lontano purtroppo e si sta realizzando. Quindi anche attaccare UNRWA significa attaccare un elemento sostanziale della vita, della storia e della memoria del popolo palestinese in Palestina. Grazie a Francesca Albanese. Grazie a voi. Luisa Ciffolilli, che cura gli eventi di Internazionale, presenta il corso In Redazione, organizzato dalla redazione di Internazionale. Oltre al settimanale, Internazionale fa tante altre cose, e le fa da quando è nato. In 30 anni ha fatto mensili, trimestrali, una casa editrice, un altro settimanale e poi siti, app, podcast, video, tante newsletter e due festival. Nel nuovo corso in redazione, i giornalisti e le giornaliste di Internazionale racconteranno in 10 lezioni come e perché hanno fatto e fanno tutte queste cose. Scoprirete come parlare di attualità a bambine e bambini con i redattori di Internazionale Kids, come si selezionano le notizie, si cercano le persone da intervistare e si costruisce la scaletta del podcast Il Mondo e del podcast Il Mondo Cultura. Ma anche come si scelgono e si organizzano i contenuti, e si può riassumere una settimana nelle poche battute di una newsletter. E ancora, come si scelgono i temi e gli ospiti e si costruisce il programma del Festival Internazionale a Ferrara e di quello di Internazionale Kids a Reggio Emilia, come si fa informazione online e infine come nasce un nuovo prodotto editoriale. Il corso sarà in diretta streaming dal 4 novembre al 5 dicembre. C'è tempo fino a domenica 3 novembre per iscriversi. Per tutte le informazioni andate su internazionale.it/inredazione. The deployment of North Korean troops to Kursk is also a sign of Putin's growing desperation. Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war, and he is unable
to sustain his assault on Ukraine without foreign support. La Corea del Nord ha inviato in Russia diverse migliaia di soldati che saranno addestrati per combattere nella guerra contro l'Ucraina. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, che avete sentito in apertura, il dispiegamento di truppe nordcoreane nella regione di Kursk è un segnale della crescente disperazione di Putin. Considerando che più di 600.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti nella guerra, ha aggiunto Rutte, Putin non è in grado di sostenere il suo attacco all'Ucraina senza il supporto di truppe straniere. La notizia dell'invio dei soldati è stata criticata dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, che lo considerano un pericoloso allargamento del conflitto a un altro paese. Ne parliamo con Junko Terao, editor di Asia ed Internazionale. La Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati in Russia per partecipare allo sforzo bellico di Mosca contro l'Ucraina. La notizia era già circolata più di una settimana fa per bocca dei servizi segreti sudcoreani ed è poi stata confermata dagli Stati Uniti e dal governo ucraino. I militari sarebbero almeno 10.000, forse arriveranno a 12.000, e sono già in territorio russo per essere addestrati e poi mandati al fronte. Una parte di loro si troverebbe già nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina, come ha fatto sapere Kiev e come ha confermato ieri il segretario generale della NATO Mark Rutte. Alle armi, alle munizioni che Pyongyang nei mesi scorsi ha fornito all'esercito russo, in nome del patto siglato da Kim Jong-un e Putin lo scorso giugno a Pyongyang, si aggiungono quindi i soldati. Che reazione c'è stata a questa notizia? In Ucraina ovviamente, ma anche nella comunità internazionale. La notizia segna un salto di qualità, almeno sul piano formale, perché la partecipazione dei militari nordcoreani allo sforzo bellico russo allarga di fatto il conflitto europeo all'Asia. L'Ucraina, che ha fatto circolare dei video in cui si vedrebbero soldati nordcoreani in uniforme russa, chiaramente ha lanciato l'allarme, parlando di escalation nel conflitto e chiedendo al resto del mondo di non stare a guardare. La Corea del Sud, alla luce di questa novità, sta considerando la possibilità di inviare armi all'Ucraina, cosa che finora non ha fatto perché violerebbe il principio osservato da Seul fino a oggi di non vendere armi a paesi impegnati in una guerra. Per farlo, del resto, ci vorrebbe del tempo perché implicherebbe dei passaggi tecnici, ma il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha detto che lo si potrebbe interpretare in modo più flessibile. Seul e Kiev in queste ore sono in stretto contatto e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato un inviato speciale in Corea del Sud. Per Seul il fatto che le truppe nordcoreane acquisiscano esperienza sul campo chiaramente è molto preoccupante. Quanto invece agli Stati Uniti, ieri il Pentagono ha fatto sapere che a questo punto non saranno imposti nuovi limiti all'uso di armi statunitensi nel conflitto russo-ucraino, senza però specificare se stesse parlando di incursioni in profondità nel territorio russo, quello che chiede Kiev. Concretamente questo impiego di soldati nordcoreani in Ucraina che differenza potrebbe fare nella guerra? Difficilmente lo sforzo di Pyongyang rappresenterà una svolta militare per la Russia. Innanzitutto perché l'esercito nordcoreano è vero che conta 1.200.000 soldati, ma si tratta per lo più di militari malnutriti, maleaddestrati e demotivati. È dalla fine della guerra di Corea del 1953 che l'esercito di Pyongyang non ha modo di fare esperienza sul campo di nessun tipo. Quindi, se mandati in prima linea, è presumibile che questi soldati cadranno rapidamente di fronte alle armi avanzate di cui la NATO ha dotato l'esercito ucraino. Chi non morirà subito potrebbe disertare, questo è un rischio, diserzioni in massa di questi militari nordcoreani al fronte. L'intelligence ucraina ha già messo in circolazione dei videomessaggi diretti proprio a loro, in cui li invita ad arrendersi, promettendo un trattamento di riguardo e pasti caldi. Resta da capire se i destinatari di questa campagna saranno dotati di smartphone, senza i quali questi messaggi non potrebbero proprio intercettarli, e i nordcoreani non hanno degli smartphone, se non degli smartphone di produzione locale e comunque non collegati a internet. E questo discorso non vale però per i corpi speciali, che invece sono ben nutriti e ben addestrati e che potrebbero effettivamente rappresentare un aiuto concreto per Mosca. In realtà comunque non si sa esattamente cosa andranno a fare questi militari nordcoreani sul fronte ucraino e un po' da quello che dipende il senso di questa operazione. La Corea del Nord cosa ci guadagna da questa operazione? Innanzitutto il vantaggio è sicuramente economico, perché Pyongyang chiaramente riceverà del denaro da Mosca per questo dispiegamento di forze. Pyongyang probabilmente spera in qualcosa di simile a quello che la Corea del Sud ottenne in termini economici e militari inviando le truppe in Vietnam a sostegno dei marines statunitensi all'epoca della guerra del Vietnam. All'epoca i soldati sudcoreani ricevettero uno stipendio di circa $500.
I russi oggi sono pagati fra i 3 e i 5 mila dollari a testa e se i nordcoreani potessero ricevere uno stipendio simile sarebbe già un grosso affare per Kim. Ci sono poi i vantaggi strettamente tattico-militari che l'esperienza sul campo accanto ai soldati di Mosca può rappresentare per un esercito così impreparato. Infine, sul lungo periodo, Pyongyang potrebbe guadagnare l'intervento di Mosca in un eventuale conflitto nella penisola coreana. In tutto questo, la Cina per adesso non ha commentato ufficialmente la notizia di questo dispiegamento di forze nordcoreane in Russia. Ma qual è, secondo te, la sua posizione al riguardo? A Pechino fa comodo questo avvicinamento tra Mosca e Pyongyang? Da un lato, tra Pechino, Mosca e Pyongyang c'è una comunione di intenti che si basa sul fatto che gli Stati Uniti sono il nemico principale di tutti e tre i paesi. E anche se formalmente non c'è un'alleanza fra i tre paesi, è facile intravedere una volontà di porsi come alternativa all'ordine mondiale a guida statunitense. Dall'altro però, dalla fine dell'Unione Sovietica, la Cina è sempre stato il paese protettore della Corea del Nord, che finora ha sostenuto economicamente non tanto per una sincera vicinanza, quanto per convenienza. Dunque Pechino non vede di buon occhio il fatto che Pyongyang possa diventare meno dipendente dal suo aiuto, essendo invece aiutata da Mosca. Del resto la sua influenza sul regime nordcoreano, in quanto suo sostenitore esclusivo, è sempre stata anche un'arma diplomatica che Pechino ha usato nei rapporti con l'Occidente, e perderla di certo non farebbe piacere alla Cina. Gli ultimi sviluppi mettono Pechino in una posizione difficile, sia perché un suo alleato partecipa direttamente al conflitto in Ucraina, mentre la Cina stessa sta cercando di presentarsi come una forza sostenitrice della pace, in contrasto rispetto agli Stati Uniti che accusa di alimentare i conflitti, e sia perché l'instabilità della penisola coreana rende nervosa la Cina da sempre e l'eventuale maggiore assertività di Pyongyang e un aumento delle sue provocazioni non farebbero altro che peggiorare il clima nella regione. Grazie a Junko Terao. Grazie a voi. Il disco della settimana consigliato da Daniele Cassandro, giornalista che collabora con Internazionale. Gli Underworld sono un duo dance britannico di cui si ricorda una grande hit del 1996 intitolata Born Sleepy Knucks. Era stata usata in modo memorabile nel film Trainspotting di Danny Boyle ed era diventata un simbolo della penetrazione della cultura e del suono dei rave party nel mainstream inglese. Usando un termine poco gentile, gli Underworld di oggi potrebbero essere descritti come dei rimastini, ovvero due raver di mezza età attaccati alle glorie, alle droghe di un'epoca ormai dimenticata. Sarebbe però una descrizione davvero ingenerosa. Il loro nuovo album, l'undicesimo, si intitola Strawberry Hotel ed è una vera sorpresa. Comincia con un brano pastorale e vagamente fricchettone intitolato Black Poppies, papaveri neri, per poi lanciarsi in una serie di pezzi techno house che suoneranno piacevolmente familiari ai fan della musica rave anni 80. Tra tutti, il travolgente Big Beat di Techno Shinkansen. È però nella seconda metà dell'album che le cose si fanno bizzarramente sperimentali. I pezzi diventano più rarefatti, fino ad arrivare a un brano intitolato Ottavia, in cui su una base elettronica, all'inizio diafana e poi sempre più accelerata, il mezzo soprano Esme Bowen-Smith recita il testo del lamento di Ottavia dall'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Altro che rimastini, con Strawberry Hotel gli Underworld si dimostrano un duo di musica elettronica ancora in grandissima forma. Underworld, Strawberry Hotel, su etichetta Virgin. Dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto. Scriveteci a podcast@internazionale.it o mandate un messaggio vocale al numero che trovate nella descrizione del podcast e dell'episodio. E per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast. L'appuntamento con il mondo è domattina alle 6:30.